Dicevo che siamo qui per affrontare un tema di importanza cruciale, un argomento che ha scosso le fondamenta della geopolitica mondiale per interi decenni, il conflitto israelo-palestinese. Questa complessa e delicata questione è radicata in una lunga storia di tensioni, conflitti, rivendicazioni, vendette e continua a suscitare tante emozioni in ognuno di noi. E rappresenta comunque la grande sfida per una pace nel Medio Oriente che sembra essere davvero molto lontana. Quindi oggi, grazie a Luigi, esploreremo le radici di questo conflitto, cercheremo di capire quali sono gli eventi chiave che hanno generato, che hanno portato a questa situazione e a questa escalation. Durante il nostro incontro cercheremo di adottare quindi un approccio equilibrato, creando uno spazio di dialogo costruttivo. È importante quindi sottolineare che il nostro obiettivo non è certamente quello di giudicare o parteggiare per qualcuno, ma piuttosto di promuovere la comprensione reciproca per contribuire alla ricerca e fare un po' di chiarezza su questa tematica che è davvero molto sfaccettata. In tutto questo ci accompagnerà Luigi Sandri, amico sicuramente di molti di noi, e siamo molto onorati di averlo qui oggi perché è sempre stato un punto di riferimento nel giornalismo e nella storiografia contemporanea. E, come diceva prima l'assessore Bonomini, è stato corrispondente dall'ANSA all'ANSA da Gerusalemme, da Mosca, vaticanista attualmente. Ha dedicato la sua carriera all'analisi acuta degli eventi che hanno plasmato il nostro mondo negli ultimi decenni. Ha un background straordinario come corrispondente, portando la sua penna e la sua prospettiva unica in luoghi di grande rilevanza storica e religiosa. E la sua carriera è stata sicuramente caratterizzata da una costante ricerca della verità e della capacità di portare alla luce aspetti cruciali della storia contemporanea. Tra le numerose pubblicazioni spiccano opere che abbracciano la storia, la religione, la geopolitica e ogni pubblicazione è un tassello prezioso nel mosaico della sua vasta conoscenza e ricerca. Ha affrontato temi complessi e attuali dalla storia dei concili alla situazione politica nella Città Santa e il suo impegno per la comprensione interreligiosa è evidente. Concludendo, la sua carriera ha rappresentato un costante impegno per la verità, la comprensione e il dialogo e siamo quindi ansiosi di ascoltarlo con attenzione. Lascio la parola a lui che ci accompagnerà in questo pomeriggio. Essere qui a Colognola, dove io sono stato tantissime volte grazie a Don Luigi, diventavo San Zeno di Colognola, qui è come New York, ci sono molte zone e mi fa piacere di essere qui con voi stasera. Come diceva la nostra Chiara, grazie Chiara, questo problema che vedete da un mese tutti i giorni a tutti i telegiornali avrà posto anche a voi tante domande, no? Quelle poi a tutti. Io, insieme a voi, cerchiamo di capire un pochino di essere è lungo il discorso. Comincerei così, alla fine dell'Ottocento, quindi 120 anni fa circa, un ebreo ungherese, che era il mio compatriota, perché noi stavamo tutti e due dell'impero austro-ungarico, noi siamo stati poi, siamo terra occupata dall'Italia. Va bene. Si chiamava Teodoro, e dice, cari fratelli ebrei, da secoli siamo perseguitati, siamo emarginati, ma che dobbiamo fare? E lui ha un'idea, un popolo senza terra, noi ebrei, per una terra senza popolo, che la vedete lì, la Palestina, tutta la Palestina era abitata dagli archi. Quindi non era una terra senza popolo, era una terra con popolo. Però questo è la cosa. E perciò lui lancia il sionismo. Cos'è questo sionismo?
Gerusalemme, come avevano su diversi colli, no? Uno di questi colli si chiama Sion. Perciò se leggete la Bibbia, c'è cioè, o Sion, e parla di Sion intendendo Gerusalemme, no? Il sionismo, dunque, è il movimento di risorgimento nazionale del popolo ebraico per farlo tornare nella terra dei padri, non andare, tornare dove 2000 anni prima ci stava, quindi questo verbo è decisivo. Durante questa cosa, ma quello lì a destra, insomma, durante la prima guerra mondiale, quando voi italiani avete preso il Trentino, in quel periodo lì, l'Inghilterra, perché voi studiate la storia solo qui, ma c'è anche là, durante quel periodo fa battaglia contro i turchi e alla fine si avvicina alla vittoria, cioè cacciare i turchi dalla Palestina. La Palestina, quella là, era dominato da 5 secoli dall'impero ottomano, cioè dai turchi, no? In questo contesto, Lord Balfour, scritto Balfour, che è il ministro degli esteri inglese, scrive a Rothschild, che era un illustre esponente dell'ebraismo, del sionismo, che, virgolette, il governo di Sua Maestà Britannica vede con favore lo stabilimento di un national home, in inglese di un focolare nazionale, in Palestina, senza pregiudizio per i diritti degli arabi. Dunque, questa dichiarazione Balfour è importantissima perché per molti ebrei del mondo che vogliono tornare là, bastavano a Parigi, stavano a Roma, stavano in Francia, stavano in Canada, negli Stati Uniti, in Argentina, in Svezia, in Norvegia, cioè stavano sparsi, no? Molti dicono, torneremo nella terra dei padri. Non è che erano andati via l'altro giorno, erano andati via da 19 secoli da là, perché prima del 70 dell'era volgare, quando i romani prendono Gerusalemme e prendono il tempio, e nel 135 con l'imperatore Adriano c'è una nuova rivolta ebraica schiacciata da lui nel sangue e vince questa battaglia, e quindi c'è un esodo da diaspora, cioè vanno fuori gli ebrei, no? E quando vanno? Pensa un po', quelli che stanno lì cammina vanno in Egitto, poi ci sarebbe la Libia, allora è diverso, insomma. Poi c'è la Tunisia, poi c'è l'Algeria, poi c'è il Marocco, e da lì passavano in Spagna. E in Spagna si creerà una forte minoranza ebraica. Ebbene, questo è lo sfondo. Quando, dopo la Prima Guerra Mondiale, e l'Inghilterra vince la battaglia con i turchi, poco dopo la società che nasce allora, la Società delle Nazioni, che è la nonna delle Nazioni Unite, che nascono dopo la Seconda Guerra Mondiale, affida alla Gran Bretagna il mandato. Cos'è questa parola? È una parola tecnica nella diplomazia, che vuol dire ti affido a te, cioè all'Inghilterra, il potere civile e militare in Palestina. Lo tieni! Non staremo a vedere 20 anni, non si sa. Intanto comandi tu. Sotto il dominio inglese, cioè sotto il mandato, cominciano gli scontri tra la maggioranza araba e la minoranza ebraica, che però cresce. Un giorno ne arrivano 20 da Roma, un giorno 15 da Parigi, un giorno 7 da Vienna, è come un libro che cresce. Ma perché c'è questo conflitto? Ora, voi siete veronesi, io sono trentino, voi trentino, ve lo dico, non ho detto a nessuno, tra un po' invaderemo il Veneto. Non diremo. E poi veniamo qui da Colognola, qui conosco, quindi guido io, dice, via, via, e ancora con le capelle, via, 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 è mio, via. Cosa farete voi quel giorno?
Se no prego, prendi la mia campana o ti incazzi e mi spacchi la testa. È giusto, no? Ebbene, questo arrivo continuo di ebrei dall'Europa e dalle due Americhe fa crescere la rabbia del mondo palestinese, perché se questi vengono e ci portano via la nostra terra, dove siamo da centinaia di anni, no? Mentre voi fate le vostre cose in Europa, laggiù continua questo scontro. Nel 1933, sapete che in Germania va al potere Adolf Hitler, no? Il quale è il capo del nazionalsocialismo, cioè del nazismo. Nazismo è una parola accorciata di nazionalsocialismo. E fa una politica repressiva sempre più pesante contro gli ebrei, accusandoli di varie cose. Durante la seconda guerra mondiale, nel 1942, Hitler decide la soluzione finale, così si chiama, cioè lo sterminio scientifico e programmatico di tutti gli ebrei. Non solo, dite, anche un bambino che è nato ieri ebreo è colpevole. Colpevole di che? La colpa è essere ebreo e quindi va messo a morte. Quindi un po' la volta, lo sapete, anche in Italia, in tutti i paesi europei dove sono ebrei, con la complicità del governo, e quel governo vengono portati ad Auschwitz e eliminati, no? Questa cosa terribile, che spesso in Occidente si chiama olocausto, ma noi ebrei lo chiamiamo Shoah. Shoah in ebraico e anche nella Bibbia significa catastrofe. Quindi quando dicono Shoah, riferita a questa questione che nasce dalla seconda guerra mondiale, è la catastrofe del popolo ebraico, perché porta a 6 milioni di morti, tutti periti o ai lavori forzati, la maggior parte nelle camere a gas. Nel 45 finisce la guerra, nasce l'ONU, che arriva dalla Società delle Nazioni, e uno dei primi problemi dell'ONU è questo qui. Mentre in Europa dice, ah, che bello, abbiamo finito la guerra, adesso cominciamo a ricostruire. Qui continuano gli scontri, arabi, ebrei, e armi. E dopo in piedi di questioni che vi salto, l'ONU decide la spartizione. Cioè, quando andiamo giù con 30, perché è di quel campo là, no? Vabbè, quant'è? 3, facciamo così. 2 li prendo io e 1 li prendi tu. Ma io, la mia è una rapina, Non è facciamo un contratto, tu mi dai 100.000 euro, no, è così. Allora, che facciamo, che non facciamo, si spartisce. Cioè, decide, no, guardate qua, così si vedete? Vedete questa qui, questa è la terza, quella lì, Secondo la spartizione, guardate lì, la striscia di Gaza, questa qui, di là c'è il mare, no? Più la Cisgiordania, che è quella lì, si chiama Cisgiordania perché c'è il fiume Giordano, come dire, l'Adige, che è nostro, non vostro, se è ben chiaro, no? Io lo chiuderei, l'acqua ve la prendete da qualche parte, se il vento presente la provincia di Trento, chiudo l'Adige, voglio dire i veronesi, ma comunque, di là dell'Adige è la Transgiordania, di qua dell'Adige è la Cis, vuol dire in latino, di qua. Secondo la spartizione dell'ONU, più o meno era così, vedi? Il nero ai palestinesi, il bianco agli ebrei, ma era meno bianco allora, perché non c'era il computer allora, non c'era il telefonino che la mia disperazione mi chiama sempre. C'era però la radio ad onde corte. Quando la sera, là era già notte, no? Fuso radio. Apprendono laggiù sia i palestinesi che gli ebrei. Non c'era lo Stato di Israele ancora.
che l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato la spartizione della Palestina, e con che criterio? Il 54% del territorio, tutto quel territorio lì, ha uno stato ebraico. Il 46% di quello ha lo stato arabo. Gerusalemme, che non siete lì in mezzo, vedi là, Gerusalemme, con la vicina Betlemme, diventa corpus separatum, che in latino vuol dire un corpo riservato all'ONU. Quindi tu vai qui, tu vai qui, Gerusalemme lo tengo io. Quindi quella sera laggiù sentono che questo programma di spartizione è approvato. Appena la radio dice è stato approvato, era notte, laggiù cominciano gli scontri fra ebrei ed arabi. Perché gli ebrei accettano questa spartizione, gli arabi la rifiutano. Dice, tutto mio, perché devo dare una metà agli ebrei? Questo è il ragionamento. E quindi cominciano gli scontri più forti fra ebrei, formazioni ebraiche e formazioni arabe. Gli scontri aumentano molto di più quando il 14 maggio del 48, quindi pochi mesi dopo, Israele si autoproclama Stato di Israele nel territorio che gli ha dato l'ONU. E Ben Gurion, che è padre della patria, legge proprio la dichiarazione di indipendenza. Lo stesso giorno comincia la guerra, perché i paesi arabi vicini, cioè il Libano, la Siria, la Transgiordania, l'Iraq, l'Egitto, sapete come è fatto lì, no? Attaccano Israele, che è diventato Stato, no? E cominciano adesso momenti di queste battaglie, ma alla fine vince Israele. E quindi rispetto alla spartizione delle Nazioni Unite, lui prende anche tutto questo triangolo bianco che è il deserto del Negev, importantissimo, perché in fondo lì non si vede, lì sotto c'è il Mar Rosso. Lì c'è là, c'è il Mar Rosso, quindi c'è il mare, c'è uno sbocco importante. Questo conquista Israele. Questa situazione, cioè della spartizione che viene allargata sul fronte israeliano perché vince questa guerra, dura fino al 67, perché nel giugno del 1967 la Siria, la Giordania e Israele e l'Egitto, attaccano Israele. È la famosa guerra dei sei giorni, che vince Israele. E quindi alla fine di questi sei giorni, Israele, adesso che non si vede, occupa lassù il Golan siriano, non si vede, in cima, occupa il Sinai egiziano, ma non c'è più tempo di parlare di questo, occupa tutti i territori palestinesi. Quindi dal giugno 67 comincia l'occupazione militare e coloniale di Israele dei due territori palestinesi che sono staccati. È come dire la provincia di Brescia e la provincia di Parma. Fanno uno Stato, scusa tesoro caro, ma tu da Parma come fai ad andare a Brescia in mezzo c'è Veroni e Veroni, la testa è così e non ti fanno passare? Ricordatevi che la televisione non lo spiega bene, che se ci fosse, poi arriviamo lì, uno Stato palestinese, vedete lì il fagiolino con la stessolina, sono separati, in mezzo passa Israele, è chiaro? Cioè se ci fosse, andiamo a vedere, la pace, la Palestina che la sarà spaccata in due, provincia di Brescia, provincia di Parma, in mezzo c'è Israele, e questo è una grandissima complicazione. Devo saltare un po' più davanti. Nel 93, nel 1993, io stavo là e stanno i giornalisti, ma che è successo? Sta venendo la pace. Cioè,
Israele e i palestinesi stanno firmando la sua norma, dai. Sì, sì, il 13 settembre del 93 voi state qui a fare l'uva, quindi chissà, andate altre cose per la testa, ma là stanno a pensare, no? Viene reso noto pubblicamente alla Casa Bianca, Stati Uniti, Washington, e dice Yitzhak Rabin, presidente, sì, primo ministro di Israele, c'è Yasser Arafat, leader dell'ONU, in mezzo ci sono tante foto, c'è Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti, che sta per scadere, che finiva il secondo mandato, che loro si danno la mano così, li mettono la mano sopra e firmano gli accordi di Oslo. Ma cosa c'entra Oslo? Oslo in Norvegia, lassù. Perché dal gennaio del 93 al settembre del 93, in quei 9 mesi, una delegazione israeliana e una delegazione palestinese hanno preparato, studiato e infine accettato un programma di pace. Ed è appunto l'accordo di Oslo, che però viene firmato agli Stati Uniti, ma lì l'hanno preparato, perciò si parla di Oslo. Che dice questo patto? Dovete saperne. Il patto di Oslo da 5 anni, 1, 2, 3, 4, 5, a Israele e Palestina per trovare la pace totale e definitiva e quindi la soluzione di tutti i problemi. Tra i problemi più difficili c'era lo stabilimento sulle mappe, no? Dei confini definitivi di Israele e dello Stato palestinese. Uno. Due, c'era il problema di Gerusalemme e poi andiamo lì. Tre, c'è il problema dei profughi. Chi sono i profughi? I profughi sono quei palestinesi che stanno nel territorio già turco e poi inglese, che quando è successa la guerra 47-49 sono scappati. Come quando veniamo giù in Argentina, c'è la testa, andiamo a Palo, andiamo qua, a parte voi, no? Ma molti sono rimasti, ma molti sono scappati, no? Per esempio, hai fatto il Colognola, magari che siete, non so, 5.000 abitanti, 3.000 scappano. Dove scappano? Scappano in Friuli, perché erano vicino, no? Gli altri rimangono lì. Quelli che scappano, profughi, però fanno figli. E figli nei vari paesi arabi erano diventati oltre 4 milioni, no? Quindi, se tu dici ok, va bene, tornano i profughi, se tornano qua, poi arriveremo a noi, 4 milioni di trentini, voi vi sparate, perché, e dove li mettiamo? Sotto le viti? Avete capito? E c'era la questione di Gerusalemme. Chiaretta, mettimi la sacca, il monumento là, la moschea là, quella con la cupola. Quella cupola, ecco, bravo. Vedete quella cosa? Guardate bene là. Io mi sono tornato molto indietro, ma forse lo sapete. Ricordate Abramo, quella famiglia, eh? Abramo era sposato con Sara, che non era la colognola, che era da laggiù, no? E non aveva figli. Allora sai, quelli stanno come certi colonesi che vanno così, e che ne so, vanno a Brescia, vanno a Peschia, vanno a Morosa, insomma si mette con quella Agra, che era una schiava, e questo fa il figlio. Ed è Ismaele, il primo figlio di Abramo, è il figlio della schiava, vuol dire della serva. Salite la cameriera in casa e la fa la figlia col marito, poi vi incazzate, no? Ed è successa la stessa cosa. Quando suo figlio, che è Isacco, comincia a crescere di lontano nella tenda, no? E ha delle tende, là. La moglie di Abramo, cioè Sara, era incazzata nera a vedere questo bastardo, perché considerava un bastardo, viene un isolare. E poi si la piangeva, dice la scrittura
che il Signore dice: Sara, Sara, non piangere, anche di te io farò un grande popolo. E infatti, malgrado l'età avanzata, Sara ed Abramo fanno un secondo figlio, ma il primo loro, l'altro era spurio, ed è Isacco, Isacco in ebraico, no? Gli arabi adesso, ma da sempre, ritengono di discendere da Abramo Ismaele arabi. Gli ebrei ritengono di discendere Abramo Isacco Giacobbe, ebreo. Quindi il ceppo di questi due popoli è lui. Avete capito bene? Quindi sono cugini nell'origine, no? Non sono così che vengono chissà da dove, sono cugini. E lì adesso guardate bene, vedete? Vi ricordate Abramo fa il sacrificio, scuola il figlio del figlio, lo salva l'angelo. Dove è successa questa storia? Là. Non era così, era brutto, no? Secondo gli ebrei, il sacrificio di Abramo lo faceva su quella collina là. Quindi, per questo motivo, quella collina là è sacra, tant'è vero che poi Salomone, 9 secoli prima dell'era volgare, costruisce il Tempio là, perché là è stato Abramo. Ma c'è un piccolo particolare. La sura, cioè il capitolo 17 del Corano, dice che nella notte del mistero Allah, è Dio, prese Muhammad, cioè Maometto, dalla Mecca, in Arabia, no? Lo prese sul cavallo alato, toc, 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 e lo depositò su quella spianata lì. E lì Muhammad prega dove aveva pregato Abramo. Ricordate questo collegamento. E da lì, sempre il cavallo alato, toc, toc, lo porta in cielo per vedere il trono di Allah, e poi sulla terra, di nuovo alla Mecca. Questo misterioso viaggio notturno di Muhammad là rende quel posto lì sacro, cioè Gerusalemme città sacra e santa, insieme alla Mecca e Medina, in Arabia Saudita, due città che hanno visto l'inizio della predicazione profetica di Muhammad. Se voi andate lì dentro, cosa c'è lì dentro? C'è una specie, non conosco, piccolino, una specie di sasso, insomma, dove sia secondo gli ebrei, sia secondo gli arabi, Abramo stava sacrificando il figlio. Quella costruzione l'hanno fatta gli arabi 2 secoli dopo, nel 636, sapete, gli arabi occupano la Palestina, che era bizantina, cioè Romani d'Oriente, e un po' si mettono d'accordo, verso la fine dell'ottavo nono secolo, costruiscono quella cosa lì, la cupola che è d'oro, sotto si va giù al mezzo della cupola, c'è proprio l'altare, cioè dove ci sarebbe stato il sacrificio. Ma gli ebrei rivendicano quel posto lì perché prima c'era il Tempio di Gerusalemme, distrutto dai Romani nel 70 e poi nel 135 della volontà. Quindi avete capito bene, il luogo più sacro dell'Islam, il luogo più sacro per gli ebrei, è là dove Abramo sacrificò e poi il Signore lo fermò. Quindi, come si divide quel posto lì? Uno dice, mio, perché Abramo era il mio capostipite, no? E l'altro no, Abramo è il mio capostipite, ma il primo figlio è Ismaele, sì, ma quello è il figlio spurio, il figlio legale è Isacco, che è il secondo però, no? Quindi tutto questo casino sta sullo sfondo di quello che voi vedete adesso. Arriviamo al 2000. Nel 2000 c'è un tentativo di pace.
ve l'ho detto, finito non c'è, ma la fase non si fa. Perché non si fa? Perché c'è il disaccordo sul ritorno dei profughi, perché c'è il disaccordo sulla questione della spianata, perché c'è il disaccordo sui confini definitivi. Nel frattempo, in mezzo, c'è il problema del terrorismo. Il 25 febbraio del 94, a Tavolino naturalmente, un colono ebreo, poi spiego sulle colonne, da New York era venuto in un insediamento, poi spiego, vicino, no? Vicino a Gerusalemme, se non è male, vicino, no? Dove c'è la tomba di Abramo, capito? Lì dove sacrificò, là, come dire, qui a Colonia dove sacrificò il figlio, che ne so, a Peschiera, che non è tanto lontano, dove è stato sepolto? Io sono andato là, no? E in questa che è una moschea, quella lì, non è quella di Sinda, quella lì, tu vai dentro, qui c'è un catafalco, no? Così, la tomba non è lì, è sotto, a 15 metri sotto, sia gli ebrei che gli arabi dicono, sotto c'è la tomba del brano, ma noi non possiamo andare a vederlo, no? Ebbene, torniamo indietro, cioè nel 94, 25 febbraio, in questa moschea si trova a Hebron, 30 km da Gerusalemme, come da qui, so, a Peschiera più o meno, entra in questa moschea, lì c'è la tomba, la gente stava pregando perché era venerdì, sapete che i musulmani pregano venerdì. Tiro fuori il mitra, bam 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 bam. Uccise, loro erano voltati di là verso la Mecca, no? Quindi non si sono accorti. Uccise 29 palestinesi, ne ferì un centinaio. Quel giorno, cari amici, quindi giorno quasi scoppiava la guerra mondiale, perché un tal sacrilegio, il sangue sparso così, nel tempio che custodisse la tomba di Abramo, capite bene, no? Questo signore, Baruch Goldstein, che era di New York e che era andato lì a fare il colono, poi torna sui coloni, presupponendo, sai, che forse finiva male, no? Perché è finito male, vedete qui non c'è il comune, no, no, c'è bravo qui, vedete che c'è l'estintore lì, lo vedete quello rosso? E lì è la stessa cosa, nella moschea. Non questo, ma sì, mi c'è l'istinto, bene? Un palestinese, no? Quando quello stava sparando, in questo casino la gente è pesata sul terremoto, guarda, vedi che gira dietro questo qui che stava sparando, stacca l'istinto, spacca il cervello e schizza via lui il cervello col mitra in mano per cadere a terra. Prima di andare dentro al vostro, sapendo che forse non usciva vivo, in una specie di testamento aveva scritto: vado là, questa moschea, per difendere l'onore del Dio di Israele, perché Dio ha dato noi questa terra, non agli arabi, ma quelli là non vogliono capirla con le buone e gli faremo capire la storia con le cattive. L'anno dopo, 95, succede una cosa ancora più tremenda. Yitzhak Rabin, primo ministro di Israele, quello che ha firmato l'accordo di Oslo, a Tel Aviv, una grande piazza, appena finito il comizio, che era a favore degli accordi di Oslo, scende lì, c'è uno scalino, c'era il palco, tam, bam bam, uno gli spa e muore sul colpo. Pensate, una volta che è stato. Era mica un palestinese, un ebreo, che era uno studente ebreo israeliano, il Galamir si chiamava, che l'ha ammazzato subito, è morto subito. Quando hanno fatto il processo, perché la presa era lì, mi ha chiesto: ma amico mio, ma perché hai sparato? E ha detto la stessa cosa: ho sparato perché Rabin
voleva dare ai palestinesi la terra che Dio ha dato a noi, no? E quindi andava eliminato. Eliminarlo era un dovere religioso. Capito bene? In questo contesto nasce il kamikazismo. Cos'è questo kamikazismo? Qualcuno di voi si ricordano che alla fine, prima della fine, ma verso la fine della seconda guerra mondiale, il Giappone laggiù, attaccato dalle navi americane, stava perdendo, no? Per tentare di rovesciare le sorti della guerra, che hanno fatto i giapponesi? Hanno inventato che chi voleva, i giovani, lo volevano liberamente, con l'aereo, il piccolo aereo, andavano su, partivano con le da qui e andavano a Venezia, no? Sul mare, e si buttavano così a capofitto loro su una nave e morivano con la nave salvata per aria, no? Questo modo di fare in Giappone si chiama kamikaze, e quindi l'hanno, noi occidentali abbiamo utilizzato per i palestinesi che si fanno salvare per aria, però loro, quelli che fanno questo gesto, lo chiamano martire della causa. Capito la differenza? Cos'è questa storia del kamikazismo? Una bella mattina io stavo a Tel Aviv, ecco che sono in questa casa, stavo per uscire perché l'ufficio era lì vicino, e suono il telefono. Allora, mi chiamano da Roma, insomma, chiacchierando una cosa di lavoro, là, mentre io sto telefonando il telefono lì, sento boom, uno scoppio tremendo lì vicino, è saltato per aria un autobus, non per conto suo, ma un palestinese. Sapete come funziona così? Se volete fare gli attentati, sapete come si fa. Si mette attorno al corpo una specie di salamino, no? Ma sento il tritolo e tutte quelle cose lì, no? E qui c'è una specie di filo, no? Se tu fai tac, si crea il contatto e salta tutto per aria. Beh, ha fatto il tac, è saltato per aria, l'autobus che era chiuso, siccome era freddo, le finestre erano chiuse, non c'era più. Nell'autobus trovi gli offerti di ferro, tutto scomparso, e sulle pareti, questa e quella della strada dove l'autobus è stato fatto saltare per aria, c'erano pezzi di corpo, una gamba, un braccio, mezza testa, avete capito bene? 22 morti in questi attentati. Beh, di questi attentati in Israele ci sono stati nel territorio israeliano compiuti da palestinesi, che in Occidente si chiamano terroristi, che gli arabi chiamano, gli ebrei chiamano suicidi, gli arabi chiamano martire. Capite bene che ha reso sempre più complesso, difficile, tormentato e tragico il rapporto tra armi ed ebrei. Questo rapporto è stato reso insolubilmente tremendo dalla questione dei coloni, vedi che adesso è. Chi sono i coloni? I coloni sono degli ebrei israeliani che vanno nei territori palestinesi. Adesso ve lo spiego bene. Supponiamo che Israele, Stato di Israele, finisse a San Martino. Là, San Martino. Di qua comincia la Cisgiordania, vedi, la Palestina, no? Allora, tu vieni qua, salti il confine, vieni qua, e cominci a, o pagandola poco, o requisendola per ragioni militari, comincia a portare via un po' di terra ai palestinesi, capito? Dove ci sono gli ulivi, l'Italia e tutto, da, e fai un villaggio, non so, di 50 case. Questo si chiama insediamento, è un villaggio, in inglese sarebbe settlement, un villaggio ebraico fortificato. Sono costruiti a pelle di leopardo, qui, ma non a caso, dove c'è un incrocio, dove c'è una collina, dove c'è una sorgente, cioè con intelligenza. Oggi, cari amici miei, i coloni
nella Cisgiordania quella là, sono più di 500.000. Capito bene? Quindi, se si dicesse facciamo la pace, no? Qui c'è Israele, qui c'è la Cisgiordania, qui c'è Gaza, come fai a fare la pace se hai 500.000 di ebrei? Quando noi trentini verremo giù a occupare il Delta, no? Bisogna passare la pace. Ma se 500.000 di trentini, noi ci fermiamo qua. Questa donna colognola, cosa fai? Vieni ad abitare qui tu, se io che comando sto qua, e ti becchi una sparata ogni tanto. Quindi, la presenza dei coloni, oggi come oggi, e sarà così quando finisce questa guerra, rende impossibile la pace. Perché la Palestina non può nascere. Potrebbe nascere, che ritorna lì alla pianta. Ecco, vedete, in quell'uomo lì, la Cisgiordania, quello nero, no? Lì ci stanno 2.000.000 di palestinesi, ovvio. Più 500.000 di ebrei. Se per fare la pace si deve dire, signori ebrei, volete andare via? Vorrei sapere, ma non così glielo dico, dove vanno questi? E chi costruisce in gran fretta case, ci vuole almeno 100.000 case, per 500.000 di persone, avete capito bene? Questo si chiama il problema dei profughi, da una parte, e il problema dei coloni dall'altra. È praticamente insolubile. Chi è? Qual è il governo israeliano che può dire a 500.000 di persone che la vanno a lui di là, avendo questo esodo, scusa, torno a qua, dove vai? Avete capito? Il problema dei coloni nella Cisgiordania, oggi come oggi, rende impossibile la soluzione che aveva suggerita l'ONU, e cioè due popoli, due stati, gli ebrei nello Stato di Israele, i palestinesi nello Stato di Palestina, che è formato, vi ripeto, da due parti separate da Israele, come la provincia di Brescia e quella di Padova. In mezzo c'è Verona, cioè Israele, quindi se Verona non ti permette di passare da Padova a Brescia, tu a Brescia non ci vai, giusto? Non è che puoi andare a Palermo e su dall'altro, ci vuole un mese, no? Ecco, così diventa tutto chiaro. Adesso torniamo a casa, vedete il gatto che è piccolo, ma qui non posso fare il paragone perché non conosco più la Terrone, ma la Valle di Mondo è grande più o meno 650 km quadrati, più o meno, non so, come la Messina, voi chiamate un cane queste cose, cioè piccolo, lì non so, no? Ma ne approfittate, sono in Trentino, abbiamo la montagna, guardiamo, 3 metri, ma qui non si vedeva, vediamo tutto il discorso. Allora, se noi, Trentino, no? Veniamo giù, voi non ci state, cioè non ci stiamo tutti. Nella Val di Non, adesso, per spiegarvi bene, prima di venire, no? Su questo territorio, qui, cioè, 600 km quadrati, che ne so, come la Messina, come merda, provincia di Verona, ci stanno più o meno 50.000 monesi, più o meno. Là, a Gaza, ci stanno 2.300.000 persone. Vuol dire che a Zebio, Zebio vostro che fa di contrabbando le mele nostre, capite questo è un altro discorso, ci devono stare sotto ogni mela 100 veronesi, giusto? Se voi foste la stessa di Gaza e foste 2.300.000, dove li metti? Tutti, hai capito? Cioè, la pace che si dice facciamo i due stati non si può fare oggi perché lo Stato di Palestina in Cisgiordania, se si fa adesso con quei confini lì, si trova dentro 500.000 di coloni e non li vogliono. Da parte loro i coloni non vogliono tornare indietro perché considerano
quella terra lì, Israele, ma non è sua. L'ONU l'ha dato ai palestinesi, però ci sono dei rabbini che dicono no, è tutta nostra perché sarà data a Dio. Dio ci ha dato questa terra, tutta a noi, non agli altri. Avete capito la complessità della questione? È questo sfondo che bisogna capire per capire il 7 ottobre. Il 7 ottobre, sapete che questi guerriglieri di Hamas, Hamas vuol dire in arabo, è una sigla, Movimento di Resistenza Islamica. Questi guerriglieri quel giorno lì sono venuti qua, lì vedete il confine, al confine del bianco ci sono varie kibbutz. I kibbutz sono questi villaggi socialisti, sangue costruiti, e ha fatto quello che avete visto, una cosa spaventosa, no? Ebbene, loro, Hamas, è nato nel 1987 favorito da Israele, per indebolire al-Fatah, che è il partito di Arafat. Per indebolire quello e dividere i palestinesi, il governo di Netanyahu, quello che sta su adesso, ha favorito Hamas. Poi quando ha visto che cresceva troppo, dice adesso un po' smettiamo, e in questo contesto c'è questa cosa tragica, no? Ma come fa a vivere Hamas? Questa è un'altra storia. Hamas vive grazie al Qatar. Il Qatar, sapete più o meno, no? Nel Golfo, là, Persico, in cima agli Acri, tutta la Saudita, è un paese piccolo, cioè sono 11.000 km quadrati, insomma, mezzo vento, mezzo vento. Mentre voi sotto qui non avete niente, certi poveri vengono, là hanno il petrolio e il gas. Col petrolio e il gas, il Qatar è ricchissimo. Dunque il Qatar, col consenso di Netanyahu, pagava il palestinese. Avete capito? Nel Qatar c'è una grandissima base americana, base di soldati, c'è nel Qatar, e quelli giocano su tutti i tavoli, secondo le convenienze. No? Quindi, in questo grande casino, ecco che Hamas ha approfittato della questione e, ricordando la storia che io vi ho sunteggiato, ha fatto quello che ha fatto. Israele ha risposto bombardando anche sui civili. Ma perché? Israele dice, qui sotto io so, immaginate questo è un ospedale, una moschea, qui sotto ci sono dei reticoli, delle caverne costruite da Hamas e vengono fuori tanto, ci si fa, no? Quindi, cari signori, o ve ne andate io butto giù tutto, E quindi avete visto che i bombardamenti israeliani vanno a tappeto, tac, tac, tac. Fino a ieri sera, io oggi non ho visto il telegiornale, c'erano 11.000 morti, di cui 4.000 bambini. 4.000 bambini. 3.000 donne e gli altri uomini di varia età. Israele dice, io devo stanare e uccidere tutti i guerriglieri di Hamas. Non deve rimanere neanche uno vivo. Se purtroppo, parlando a quelli, prendo il civile, pazienza, noi dobbiamo fare questo. Ma l'ONU dice di no. L'ONU dice che non si può sparare sui civili. Come io penso, insomma, ho detto alla polizia, qui in mezzo ci sono due di Hamas. Come faccio a saperlo? Per non sbagliare, li ammazzo tutti. È un po' esagerato, no? E questa è la questione. Israele dice, non è colpa mia, sono mescolati, oppure sono nascosti sotto la moschea, quindi se bombarda la moschea, va giù il pavimento, probabilmente quella galleria che ha fatto salta per aria, vuoi anche loro. Questo, ma no, e anche il presidente americano Biden, Joe Biden, dice no, non potete sparare lì nel mucchio, gli altri, ma se io non sparo nel mucchio, la maschera. Avete capito? Cioè, la soluzione non c'è, perché un compromesso
esigerebbe, guarda, torniamo lì, che lo Stato di Palestina sia fatto da quei fagioli e da Gaza. Lo vedete? Ma sono separati. Allora come si fa? C'è l'ipotesi che si fa una galleria, sono 42 chilometri, quindi non è tanto, una galleria, oppure un'autostrada, oppure un ponte, attraverso i quali, galleria, ponte, eccetera, i palestinesi della Cisgiordania, che è quella, possono andare avanti e indietro, come se io da qui da Verona vado a Peschiera, se c'è la galleria, poi vado a Pescia, no? Quindi, in teoria è facile, ma in pratica è molto difficile, no? Quindi tutto, e se Israele non te la fa fare la galleria? Capite? Se Israele non fa fare la galleria o il ponte, lo Stato di Palestina sarà fatto di due pezzi separati, provincia di Brescia e provincia di Padova. È giusto, è sbagliato, è possibile, pensate quello che volete, ma questa cosa aprirà infinite questioni, perché i palestinesi non accetteranno mai di essere in due pezzi che non sono uniti. Perché se io abito lì, ma mia figlia è sposata lì, quando ci va, devo passare per Israele, gli do il passaporto, se non mi fanno passare, che faccio? Avete capito bene? È un casino grande, grandissimo. Su tutta questa questione attualmente c'è la politica internazionale. Perché? Gli Stati Uniti in linea di massima sono per Israele. Ma perché per Israele? Perché negli Stati Uniti ci sono 5 milioni di ebrei. A New York sono 2 milioni. Se voi andate a New York, non è che c'è scritto sulla pelle. Vedi, c'è la kippah. Quello zucchetto là, in ebraico si chiama la kippah. E di solito questi ebrei votano per i democratici. È valido democratico, no? Siccome tra un anno esatto si vota per il presidente, se per qualsiasi motivo gli ebrei non votano più in massa, non votano più in massa per i democratici, Biden perde le elezioni. Avete capito? Perché spesso sono quasi uguali, no? Basta avere 2 milioni in più sicuri e tu vinci le elezioni, no? Ecco dove è il problema. Quindi Biden, da una parte critica Netanyahu, dall'altra deve stare attento, perché se fa una cosa che alla maggioranza degli ebrei americani non va bene, non votano per lui, ha perso le elezioni. Poi c'è la Santa Russia, perché almeno 2 milioni di israeliani sono di origine russa, oppure dei paesi baltici, oppure dell'Ucraina, diciamo sovietica. Come si fa? Quando è stato Giuliano, qui c'era Ansa e lì c'era una sinagogina lì vicino. Voi sapete che per fare la preghiera rituale, non quella privata, bisogna essere in 10, no? 10 uomini, donne. Allora lì c'era un gruppo di vecchietti che veniva dall'Unione Sovietica, no? Che andavano a pregare al pomeriggio. E mi veniva a rompere le palle a me, perché erano in loro, mancava il decimo, no? Ma figlio mio, io devo lavorare, ma dove? Tu posso lavorare, tu mi parlo con me, no? Allora io andavo là, ma con l'orecchio qua, perché se sentivo il telefono, non potevo dire, oh, ero a pregare una moschea, mi sparavano, se dicevo così, no? E quindi io stavo là, no? Che pregavo. Ma sempre così, povero Gesù lo pregava, fatto, così. Finalmente ne arrivava uno da Colognoma, che era il decimo, ah, oh, meno male, bravo, sta bene qua che adesso me ne vado, no? Quindi era un grande casino. In Israele c'è una grandissima parte della popolazione ebraica che viene dall'ex Unione Sovietica. E conta, perché vota. Non votano tutti uguali, però molti, molti, è difficile dire, insomma, una parte sta con Putin. E Putin sta con loro. Ah, sai come sovrintendente, guarda come stanno le cose. Poi c'è l'Iran, l'Iran c'è molto con Israele,
e continua a dire che Israele lo ha cancellato la faccia della terra. Allora che fa Israele? Ogni tanto lo sentite, non via di aerei, bombardano i luoghi dove, secondo Israele, l'Iran sta facendo la bomba atomica. Io sono stato là in Iran, ho visto la centrale atomica, diciamo così, di Natan, c'è scritto fuori, ma loro dicono, gli iraniani, no, noi facciamo la bomba atomica ma per scopo pacifico. E adesso quello lì è un bugiardo, sta a vedere che sotto banco la fa per colpire Israele. Allora, per non sbagliare, Israele ogni tanto, lo sentite, arriva lì, boh. Lavoro di anni, salto per l'aria, e l'Iran deve andare da un'altra parte a continuare a provare per creare la bomba atomica. Poi c'è la Cina. La Cina, tiene piuttosto per Hamas, ma senza scaldarsi troppo, perché dice che un po'. Poi c'è l'Unione Europea. L'Unione Europea, dove siete voi, è in imbarazzo, perché adesso, con tutti questi morti palestinesi, c'è che ci vivono, come si fa a continuare? Ma noi dobbiamo arrivare a 100.000 morti civili, a 100.000 donne e bambini. Allora Biden, c'è oggi il titolo sul giornale, invita Israele a darci una calmata, ma Netanyahu dice no, noi dobbiamo andare avanti a tutti i costi per uccidere tutti i guerriglieri di Hamas. Da queste pochissime cose che vi ho detto, vi possiamo per qui, io fino a domani sono tempo, avete ben capito, cari amici di Colonna, colonnista, che la soluzione di questo problema Israele-Palestina è estremamente complessa e difficile. La questione dei due stati, che in teoria così li facciamo, di fatto non si può fare perché, vi ripeto, nella Cisgiordania, che è il pezzo fondamentale della Palestina, c'è 500.000 di ebrei che i palestinesi non li vogliono. Chi paga il trasloco? Chi paga le nuove case? Avete capito? È ben chiaro. Quindi, come si trova un compromesso? Guardate, questa guerra finirà ormai, tra un mese, più o meno, due mesi, poi finirà. Quando finirà? Due punti, domanda. E chi governa Gaza adesso? Una volta sterminati tutti i guerriglieri di Hamas? Queste sono le ipotesi, ma così, non ufficialmente accettate. C'è chi dice, diamo il potere ad Al-Fatah, il partito di Arafat, adesso guidato da Abu Mazen, che ha 88 anni, sta in Cisgiordania. Ma se lui tornasse là vincitore sul carro armato israeliano, mi sparano, quindi non lo può fare. Allora come si possiamo fare? Ho letto oggi sul giornale altre ipotesi. Mettiamo dentro due paesi arabi. Potremmo mettere, non so, l'Egitto e la Giordania. L'Egitto e la Giordania prendono in mano Gaza per cercare poi di portare questo paese, cioè la Palestina, a un voto e poi arrivare allo Stato. Ma si può fare, non si può fare? È tutto un casino immenso. Cioè, il mio grande timore, anche il vostro immagino, è che il dopo sarà peggio dell'oggi, perché nessuno sa se, diciamo, la guerra e i bombardamenti su Gaza finiscono il 1° dicembre, facciamo l'ipotesi, bene, e poi su tutte queste immense rovine chi comanda? Chi regge la vita di tutti i giorni? Chi fa il servizio d'ordine? Chi fa la polizia? Cioè, e noi qua possiamo andare di là attraverso Israele o no? No, no. Quindi siamo separati. Quindi siamo morti, perché se rimangono separati questi due stati non stanno in piedi. Tanto più se la soluzione fosse che la Palestina è formata solo dalla Cisgiordania. Se li tolgono Gaza, tolgono il mare,
e quindi la Palestina sarebbe un'isola in mezzo ad Israele. Avete capito bene? Come si emerse? Nessuno lo sa. Perché quando finora si sono messi al capo per affrontare questi problemi, si sono incagliati. Come se ne esce? Se vi viene qualche idea, me lo fate sapere, io chiamo uno di qualche agronomo che parla così. Per cui, cari amici, noi siamo di fronte a un problema quanto mai complesso, quanto mai difficile, quanto mai doloroso, pensioni morti di qua e di là. Concludendo, voglio dirvi una cosa che forse la speranza, ma è piccola, piccola, una speranzina così. Un bel giorno io incontro un medico palestinese, là, che ha fatto una cosa incredibile, ha fatto un movimento che si chiama in inglese Parent Circle, il gruppo dei genitori, che è sta storia. Questo medico, per farvela in breve, Gerusalemme, per Gerusalemme Est, che i palestinesi rivendicano come loro capitale e che invece Israele è mia, non è tua, e non te la do indietro. Altra questione. Passa un colonno, pam, gli spara. E questo vecchietto, papà, il medico, muore. Allora, il medico raduna i figli e dice, sentite un po', adesso dobbiamo fare una vendetta tremenda, pensate Gesù, fatemi delle ipotesi e vediamo. Passa qualche mese, alle nostre figli, ci abbiamo fatto queste ipotesi, guarda, adesso c'è sempre il cinema là che i palestinesi non si fa, lì c'è il giornale, aspettiamo una festa così si riempie, facciamo un bel attentato, 300 palestinesi morti. Beh, insomma, uno a 300 si può, però diciamo, non va bene, adesso facciamo un altro progetto. 1000 morti. Facciamo questo, facciamo quello. Quando arriva il piano 1 e 1000, il papà dice, sì, interessante, ma secondo voi, se noi facciamo 1000 morti, vostro nonno, cioè il mio papà, torna dietro dalla morte? No, non si torna indietro. Quindi che serve tutto questo casino? Che serve? Il papà non torna. E allora dice, io avrei una soluzione. Dicelo, guarda, noi faremo tutto. Andiamo a sparare quello che tu dici, lo facciamo. Sapete qual è la mia soluzione? Io perdono. Che? Perdono. Che hai detto? Perdono. Perché figlio mio caro, le dice, guarda bene che se tu vai di là e fai 10 morti, quelli vengono di qua ne fanno 20, allora tu vai di là e ne fai 100, quelli ne fanno 300, non ci finirai, si morirà tutti. Bisogna tagliare, interrompere questa catena di odio e di sangue e dobbiamo trovare una soluzione pacifica. E intanto questo signore, con una donna israeliana che ha avuto la stessa voltata vicenda, hanno creato per un circolo che vuol dire il genitore. Sapete, questi sono genitori, come dire, il nostro altro qui, che ha avuto un figlio o una figlia ammazzata da questi qui. E quello lì, che è ebreo, ha avuto una figlia ammazzata da te, non proprio da te, ma dal tuo gruppo, no? Oggi sono 600 famiglie, sono tante, sono proprio piccole minoranze, però indicano una via, no? Verso la quale si potrebbe andare. No? Quindi, la pensate che cosa è incredibile, se non vince anche a livello politico, cioè pratico, concreto, l'idea del perdono e della riconciliazione,
Questo fuoco qui porterà alla morte il mondo, perché prima o poi intervengono gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'Iran, e sarà una catastrofe per tutti. Per risolvere quella cosa lì, non è che dice a me che me ne frega, chi lo dicesse che è stupido. Ci interessa a tutti noi, perché se non si risolve quella cosa là, è in pericolo il nostro futuro, è in pericolo la nostra vita, guardate, è importante. Quindi noi, non solo noi, anche i francesi, spagnoli, tutti, cioè tutto il mondo, ha interesse a che là, questa storia che da 100 anni turba il mondo, abbia una soluzione che naturalmente è un compromesso. L'altro se la gente il cuore l'altro giorno il Corriere di Alfonso Lorenzo Cremonese è andato tra gli insediamenti di là a parlare con i coloni. Gli ha detto: senti amico mio, io ti stavo a discutere, Dio ha dato noi questa terra geniale, noi stiamo qua adesso, i paesi vanno a quel paese. Se questo è il discorso per il futuro, sono freddi. Ma c'è anche gente sui giornali, trovate, che dice: dobbiamo tornare per popoli, due stati, quindi grosso modo tornare alla spartizione fatta dall'ONU. Ma dopo ormai 70 anni è molto difficile, molto doloroso. Io devo rinunciare a qualcosa, che sono ebreo, tu devi rinunciare a qualcosa, sei palestinese, bisogna trovarlo per il circolo quadrato, che è quasi impossibile. Quindi il pessimismo è la nota dominante. Non c'è la pace domani mattina, non c'è. Forse in là, se tutti noi, se loro, Israele, se i paesi arabi, se l'Unione Europea, se l'ONU trova una, non lo so, un'idea fantastica che ci permetta di offrire come contributo a Israele palestinese perché facciano questa pace, sarebbe una cosa meravigliosa, no? Ma dopo quel che vi ho detto avete ben capito che è molto difficile, molto difficile, e potrebbe non arrivare mai. Quindi noi siamo sul ciglio dell'abisso, perché il futuro è molto incerto, ma vogliamo sperare per la nostra preghiera, con il nostro impegno, con la nostra piccola ma però importante collaborazione, noi possiamo arrivare ad una soluzione. Questo significa che chi di voi fosse talmente filo israeliano per cui dice Israele ha sempre ragione, il palestinese è sempre torto, o viceversa, fosse filo palestinese tanto che dice il palestinese sempre ragione, Israele è sempre torto, la conclusione di questo discorso è una guerra eterna. Bisogna trovare in questa situazione la possibilità, l'idea, l'ipotesi di avere nel cuore due amori, due anche noi, l'amore per Israele che deve esistere, l'amore per la Palestina che deve nascere. Questi due amori si beccano tra di loro, non si accettano, perché io devo rinunciare a qualche cosa e tutto. La soluzione, no, solo questa ragione porta la guerra. Quindi fate venire le idee per risolvere il problema più difficile che oggi c'è al mondo. Questo ci andrà, riusciamo. La Grazia, sono tanti, ma questo perché? Perché oltre al resto, le tre religioni monoteiste, cioè l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, hanno la radice. Saremo capaci noi di offrire come cristiani qualche contributo oppure no? Abbiamo la nostra responsabilità, sarà piccola che cosa che siamo,
è una responsabilità che non possiamo delegare. In conclusione, dicono i salmi, sia pace su te, Gerusalemme, che è un bellissimo auspicio, no? Una grande speranza. Ma lo dicevano 3.000 anni fa, c'erano i casini anche allora. Ebbene, noi quando preghiamo, quando pensiamo, dobbiamo ipotizzare questa frase, sia pace su te, Gerusalemme, non sia così una frase vuota, sia costitutiva per la nostra vita. Cioè la nostra vita non è che deve essere dominata, dice, ma io vado alla nonna torno, bravo, fai bene, ma devi andare là per farti aiutare a vivere in modo tale che raggiungi la pace, non che vai là e poi torni qua e freghi il tuo cognato perché gli freghi lui, hai capito? Bisogna vivere in modo corretto, ma avendo un orizzonte ampio, perché quella pace è la tua felicità, quella guerra è la tua disgrazia. Quindi siete avvertiti, tutti siamo in campana, perché quello che accadrà là, nel bene, verrà a noi. Quello che accadrà nel male, verrà a noi. Il nostro futuro è legato al futuro di Gerusalemme. Speriamo che venga la pace. Ciao. Ovviamente il tema non si presta al dono della sintesi, però se qualcuno avesse qualche domanda da porre può procedere. Sei stato bravissimo. Beh, io sono sempre bravo. Prego. Vengo a salutare un amico qui. Paolo, mio amico, quindi non ho ascoltato perché è fazioso. Vai, vieni qui, Paolo. Guarda che sei stato tu il mio maestro. Per cui. Grazie. No, io ho avuto la fortuna di andare in Palestina, in Israele, con lui, che ci interrogava sul pullman. Dopo che aveva spiegato le cose, ci interrogava e minacciandoci pesantemente, poi al ritorno a casa. Eravamo una quarantina di persone, eravamo famiglie con i nostri ragazzi, 15, 16, 17 anni. Perché eravamo andati giù? Perché da questa rivista dove scrive lui, Confronti, che lui ha fondato, io sono arrivato 2 mesi dopo, nel 73, e ha ipotizzato uno dei percorsi per poter arrivare a relazioni di pace. Come pare in Sintra, che è nato subito dopo, quel progetto si chiamava, e si chiama per me, Fiore di Pace. E noi a Verona siamo stati fortunati perché un pezzo di questo progetto è stato realizzato qui da noi. 5 ragazzi palestinesi, 5 ragazzi israeliani, palestinesi, alcuni di Israele, perché ci sono gli arabi che vivono in Israele, e alcuni invece che vivono nella Cisgiordania, nella Palestina vera e propria, e hanno convissuto con noi e abbiamo fatto delle esperienze insieme, guidati da uno psicologo, Mustafa Kopsok, è specializzato di Nazareth, quindi in Israele, però palestinese, è specializzato nell'affrontare i traumi da guerra dei bambini, perché ce ne sono state una montagna di traumi da guerra con quei bambini da una parte e anche dall'altra. E quindi lui con l'Università di Jaffa, se non ricordo male,
e con un'università in Inghilterra, e affrontava questo tipo di tematiche. Ed è stato il nostro, diciamo, mentore in questa esperienza. E questi ragazzi, l'esperienza di questi ragazzi potete vederla ancora su YouTube se cercate Fiori di Pace. E sono 20 minuti, ma sono 20 minuti di vita guadagnata, perché potete scoprire veramente qual è la soluzione concreta, che però viene osteggiata da tutta una serie di situazioni che Luigi ha ben spiegato. Noi abbiamo fatto questo viaggio andando a visitare l'uomo delle loro case e poi visitando tante altre cose, Spianata, il muro del Bianco, e anche i luoghi sacri per il cristianesimo. Allora, quello che io credo, dopo la descrizione drammatica che ci ha dato Luigi, e che è però quella reale, noi là ci siamo stati, io sono andato altre due volte dopo con gli enti locali per la pace, ero amministratore locale, e si organizzano due viaggi di due marce per la pace in Palestina e Israele, compresa Gaza, e quindi noi entravamo anche in Gaza. E quindi ci andavamo a parlare anche con i sindaci, gli amministratori di una parte e dell'altra. E quello che è sempre risaltato è questo meccanismo per cui la vendetta crea odio. Allora, a questo punto, quello che noi vediamo nei dibattiti, anche in Italia, io vedo quasi tutti i giorni due o tre dibattiti su questo tema qua, è che proprio c'è un blocco nel cercare la soluzione, cioè si cerca sempre di cercare chi è colpevole. No? E questo viene spontaneo anche, no? Sinceramente, cercare chi è colpevole. Ma qua si tratta appunto, come diceva il medico che ha fondato Parmesite, che invece bisogna trovare il perdono, la forza del perdono. Ecco, stiamo rischiando di fare i tifosi da una parte o dall'altra. Ci viene molto facile. Abbiamo bisogno di diventare invece coloro che riescono a provare dentro di sé la pietà per queste persone da una parte e dall'altra, e diamo una mano perché riescano a perdonarsi. Però dobbiamo cominciare noi. Allora, io quello che ho verificato, parlando in giro con tante persone, anche oggi per la manifestazione a Verona, e non si conosce bene la storia, non si conosce bene gli sviluppi delle situazioni che si stanno creando là, e quindi si parla spesso in modo generico senza riuscire ad approfondire i problemi. Ecco, per questo dico, la rivista dove scrive Sandri è fondamentale in un portafoglio come più oggi qua, se qualcuno vuole conoscere, e comunque anche vedere Fiori di Pace in YouTube. Il nostro compito, come anche come cristiani, visto che il Papa insiste tutti i giorni su questa questione, ma e siamo fortunati ad avere Francesco con noi da questo punto di vista, è proprio questo: dobbiamo prepararci ad essere quei mediatori che portano verso il perdono, ma dobbiamo prepararci, non siamo capaci di farlo spesso neanche nelle nostre famiglie, quindi dobbiamo veramente lavorarci su questo. E per far questo, per fortuna abbiamo delle persone che ci aiutano, abbiamo delle letture che possono aiutarci anche in questo, e dobbiamo dedicare molto più tempo.